Buonasera, bentrovati a Focus, programma di approfondimento in onda sulla nostra rete. Ospite di questa sera l'imprenditore vittoriese Giuseppe Dezio. Bentrovato. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. Imprenditore agricolo, ma lo vorrei ricordare anche ideatore del premio Grappolo d'Oro e Garofano d'Oro, giunti rispettivamente alla 19ª e 18ª edizione. Ieri sera questi premi sono stati l'evento che ha chiuso Agrem 2013, una cerimonia di premiazione che si è svolta ieri sera in una delle sale più belle della città della Fieristica, con il patrono in questo caso del premio, che è appunto Giuseppe Dezio. Come è andata la serata? Guarda, la serata io sono sempre un pochettino carico, ma la serata è andata bellissima. La serata non me la immaginavo, ma la serata è andata Non si bellissima. aspettava quindi tanto Poi successo. ho avuto modo che mi sono rasserenato, ho avuto modo di ascoltare quella classe di quel genio di Giuseppina Torre, una classe, uno stile e una musica che faceva veramente rasserenare. Ne sono orgoglioso di averla invitata sul palco del Grappolo d'Oro e di averla premiata, perché si arricchisce l'Albo d'Oro del Grappolo d'Oro con questi nomi di grandi talenti che abbiamo a Vittoria. Prima non ci credevo che Vittoria era così grande, ma da tanti anni a questa parte stanno crescendo dei talenti che ne abbiamo in abbondanza, ma non mai in abbondanza, ma abbiamo veramente talenti di alta E classe. andiamo E questo fieri ci per sente questo. fieri e orgogliosi, fieri e orgogliosi. E poi che sono dei talenti che non sono ambiziosi, l'importante è chiamarli, vengono, non parlano di cachè, non parlano di niente, hanno la voglia di fare qualche cosa per la sua terra. Queste l'enorme, a parte la bravura, l'intelligenza che hanno e l'attaccamento al territorio. Ecco, lei ha citato Giuseppina Torre, ma citiamo anche Francesco Cafiso, che tra l'altro ha Il premiato, gigante, quindi. il genio Francesco Cafiso, che era un premiante, poi voglio ricordare anche qualcuno che dal nord ci ha raccomandato al complesso che ha fatto di base, dicendoci portami i saluti a Vincenzo Fontes, che si è interessato, Placido Salamone, Salvatore Salamone, anche che non sono venuti qui, però si sono interessati ad aiutarmi a fare che cos'è la A musica. realizzare insomma questa grande Sì. serata. Siamo partiti dalla musica, quindi da quello che è l'evento insomma che allietava la serata, per andare a parlare proprio di questo premio del Grappolo e Garofano d'Oro. Ci sono dei numeri, dicevo, 19ª e 18ª edizione. Intanto nascono quindi insomma un bel po' di anni fa. Ero giovane allora, è un terzo della mia vita ci ho dedicato, sì, ero giovane allora. Perché allora pensò ad istituire questo premio? Guarda, io sono stato sempre un lavoratore, parto da mezzadro, arrivo ad avere una piccola azienda e molte volte uno è orgoglioso di quello che fa. È orgoglioso, dice, molte volte penso che l'orgoglio sta e la vanità sta in ognuno di noi, guarda che bello. Però ho avuto una gioia e dico, ma non ci guarda nessuno, come di solito l'agricoltura in Sicilia non l'ha guardato mai nessuno, e dico, ma non sarebbe bello premiare chi si alza la mattina? Lei sa l'agricoltura che vive, viene l'ADOS, però l'agricoltore l'indomani si rimbocca le maniche, va a riparare e si assicura il prodotto, viene la gelata, vengono le Sì. maltempate e l'agricoltore è qualcosa di fenomenale perché non ha ferie, non ha tempo di riposo, ora viene una sciroccata del genere, l'agricoltore provvede, è come una mamma provvede per i figli. E ho pensato di istituire un premio che potrebbe parlare un giorno di festa per l'agricoltura. Perché così è. Non è una sana competizione, però chi fa bene si nota, la campana che suona si sente, perciò le aziende belle che vanno, no che ce n'è poco, ce n'è tanti, però scusatemi, io vorrei premiare tutti, perché premiando voi è come se mi premio io, però è un premio l'anno che va sul Vero? Grappolo È d'Oro solo uno? e c'è da bisogno da aspettare, però non ci sono 8-10 premi, tante aziende non sono meno degli altri, ogni azienda ha le sue caratteristiche. Però aspettate, non c'è da parlare, aspettare perché ci sono tante aziende. Oggi, quest'anno ne avevamo 9 sul banco del tavolo d'oro, del Grappolo d'Oro, però di 9 ne possiamo prendere una.
E andiamo quindi subito a vedere quali sono state queste aziende che Allora, avete premiato. C'è un comitato, lo ricordiamo. Sì, un comitato di che ogni esperti, anno eleggo io 6, 7, sino a 11 dottori e tecnici del settore. Ecco, dottori e tecnici del settore, sì. Quindi non sono gente che non conosce. Ma come me, qualche contadino come me, qualche uno pratico. Ma chi ha le mani in pasta sì, cerca di capire quali sono i criteri intanto con i quali selezionate sono, le aziende. I criteri sono, non mi interessa a me premiare un'azienda grande o piccola, sì. Un'azienda che rispetta tutti i canoni di produzione, un'azienda che sia certificata, un'azienda che non siamo fiscalista, ma diciamo che c'è il CURC anche io a posto, perché non mi posso permettere il lusso di salire sul palco un'azienda che c'è tanto da dire, perciò certo. Cerchiamo dell'azienda anche le caratteristiche delle persone, nonostante. Ma e a Vittoria, grazie a Dio, abbiamo agricoltori di spicco, non ce n'è che se ne dica, gente che rispettiamo i canoni di produzione, gente che ci diamo da fare, ed è un imbarazzo arrivare a sceglierne una, perché poi ci sono dei giudici che sono anche dei stardi, però si deve arrivare all'unanimità. E quindi alla fine ci siete arrivati? Sì, 2 anni fa e qualche anno ancora, quando non si arriva all'unanimità, mi tocca di convocare tutta la commissione e girare nelle aziende con me di persona. Andiamo a trovare l'azienda. Sei candidato al grappolo d'oro, ci permette di entrare nell'azienda, ci facciamo una visione e ci rincontriamo e così siamo andati. Però grazie a Dio siamo stati sempre equi, soft. Siete riusciti a trovare insomma la mediazione, quindi il punto di incontro. Tutti, sì, quindi perché quest'anno che avete premiato? Sappiamo che ci sono diverse tipologie, diversi premi per ogni. Sì, e allora come l'azienda che abbiamo premiato è l'azienda dei fratelli eredi, dei fratelli di Emanuele Macchi, fratelli Macca. Questo per Grappolo d'Oro? Per Grappolo d'Oro, sì. Sono 2 fratelli. Sono che ora hanno anche dei figli in azienda, sì. E questo è il convivere, l'essere noi è più importante di essere io, perché nonostante la società di 2 fratelli, nonostante la società di 3 cugini che lavorano nell'azienda, sì. È una gioia, un'azienda leader, un'azienda che sa lavorare, il suo prodotto prende qualche 10 centesimi, oggi sono gratificato di essere premiato dal Grappolo d'Oro. Dice, quando ci abbiamo telefonato, dice, ma noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo. Stai tranquillo, non è una promozione, è un premio. Ieri sera mi hanno ringraziato l'azienda Pizzimenti, sì. Però Paolo Pizzimenti da Ferrara è venuta la figlia, perché tutte e due buon'anima, sia Paolo che Pasquale sono morti, e vogliono ricordare perché hanno fatto 50 anni di storia a Vittoria. Sì. Veramente dalla nascita delle serre, e hanno messo sempre i nostri prodotti in contrapposizione a quelli dell'estero. Ora l'azienda Sud'Ortaggi è tutta guidata al femminile. E questo insomma già è una è bella cosa. È tutta guidata insomma al femminile. Ieri sera ho avuto l'onore che è venuta la figlia Chiara Pizzimenti a ritirare il premio. È stato un onore, l'ho accettato, stamattina mi ha telefonato la mamma, ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, a tutto lo staff della MAI e a me. Questo è il premio per la commercializzazione, per la all'interno. Commercializzazione. Invece il premio per il miglioramento genetico e selezione sì, agricola? Sì, ma mi sembra di non sbagliare, comunque si può dire il nome del rappresentante? Mi sì, sembra che andiamo, è Mondo Verde, io dico la varietà, Mondo sì. Verde, la varietà è Rigoletto. È lo stesso genetista che ha fatto Rigoletto come Miniplum e Bacio, è la stessa varietà. No, non sono sicuro come si chiama la società. Sì, vabbè, comunque l'azienda sì, sì, un po'. La varietà si chiama Rigoletto, si chiama, è un Miniplum che ha vinto. Insomma, ce ne sono sì, per il grappolo, per invece il garofano d'oro, perché voi il primo anno avete pensato comunque. Sì, perché Vittoria parte come orticoltura, poi la sorella minore, io la giustifico. È la floricoltura, sì, sì. E così l'ho fatto nascere un anno dopo la floricoltura, e ha vinto i fratelli Molè, hanno vinto per innovazione e sviluppo, questo no? Sì, sì, una grande azienda che si sta dando da fare, dei giovani, 2 fratelli che ha da 10 anni che sono in questa azienda, ci hanno un tecnico, il dottor Gentile, che e segue tutto il programma, veramente una bella azienda. E poi ha vinto come il miglioramento genetico la NIRP, che hanno una collaborazione con Giovanni Nicastro, che loro mandano in Italia, comunque una bella certo varietà di chip soft
che merita. Sono dei nomi che probabilmente a noi non dicono niente, però in realtà perché del settore, infatti. Il nome di varietà sono. Per il nome del. Infine, poi per la commercializzazione invece è andato a Michele Cuomo. Michele Cuomo, sì. Sì, per gli impegni e i risultati ottenuti. Quindi anche qui ci distinguiamo nella commercializzazione. Sì, ma anche nel fiore c'è una grande commercializzazione, sì, anche nel fiore. Non è il fatturato che fa il pomodoro, ma però è. È una grande commercializzazione, ci sono degli investimenti non indifferenti. Quest'anno avete pensato anche a due premi speciali, no? Non soltanto a dei premi tradizionali per quello che è il. Da tre anni che premiamo questi premi speciali. L'anno scorso, due anni fa, sono state premiate Arturo Modica, e lo sappiamo, non manca a noi di alloggiarlo, il grande nel mondo. Sì. Cappelle, uno dei grandi talenti vittoriesi. Che ormai siamo sulla soglia di 80 anni, che i suoi quadri sono a Palazzo Chigi, ha fatto Chigi Arme, veramente dei personaggi, anche tutti la mostra dei pittori d'Arturo Barbante, a tanti sono. Vittorio sta passando un tempo che sta crescendo veramente, dagli artisti, dai scultori, dai pittori, c'è l'imbarazzo della scelta, però a poco perché. Io porterei non tutti sul podio perché c'è la qualità, però dobbiamo fare i conti anche con i soldi. Però quest'anno ha fatto una scelta ben precisa, ad esempio, nella premiazione, in uno soprattutto perché dei tanti. Se la meritava, però visto che la politica ci ha dimenticato, visto che tutti ci hanno dimenticato, e poi abbiamo uno dei più grandi coltivatori longevole di anime, io l'ho definito così, questa parola sta crescendo, anche lui l'ha colto di buon'ora, padre Calì, perché chi c'è un agricoltore che non lo conosce? È il prete che, come dico io, se la campana tuona si sente il rumore, padre Calì ha tonato a Vittoria, fuori Vittoria, e anche fuori Vittoria sanno che c'è padre Calì, di tanti preti non se ne sa, si sa nella parrocchia e non si sa nell'altra parrocchia, che non me ne vogliono, però padre Calì ha avuto quel carattere di essere tuonante, la schiettezza di dire le cose in faccia, e l'ha detto per tutti i discorsi, e abbiamo affidato a lui il grappolo d'oro, chissà le sue preghiere potranno dare una benedizione agli agricoltori. Ecco, lei parlava di una politica sorda e assente che non risponde purtroppo alle richieste che arrivano dal mondo agricolo. Ma ancora prima aveva detto la politica si è dimenticata dell'agricoltura, non parla di agricoltura. Sì, ma non è sorda e assente, è anche bugiarda. È come sta che è ancora peggio. È ancora peggio, è come sta risultando, è truffaldina. Guarda, avevamo l'università di Ragusa, un mare di soldi, i soldi per il consorzio, tutti i dirigenti cervelloni che gestivano il consorzio, un mare di contributi che dava la provincia, un mare di soldi. Se lei va nei laboratori dell'università di Ragusa, ci sono milioni di attrezzature per un laboratorio analisi abbandonate che si stanno perdendo. A me hanno fatto un bando e dato la giovane analista, perduti milioni, non lo so se ci sono 3 o 4 milioni di euro spesi, di euro spesi. Tra l'altro è una facoltà che comunque nel nostro territorio dava cadeva a pennello e permetteva ai ragazzi di non andare nell'isolamento oppure in un ghetto per un posto di letto a Catania, potevano andare e venire a casa sua, perché questa è la fascia trasformata, questa è la zona dove sono a audience l'Università di Catania. Non l'hanno capito Vabbè, nessuno. Scienze tropicali e subtropicali, insomma erano delle sono materie attinenti, dei bravi tecnici, attinenti era al nostro, zaticato nel territorio. Poi da 20 anni ci hanno calunnato, imbrogliato e truffato. E ancora oggi continuano a farlo? Sì, oggi hanno fatto finta che non è successo niente. Sa, un'amnistia, non è successo niente. Hanno imbrogliato di fare il centro di contrada per Ciada. Durante i 10 anni di mia permanenza al Consiglio Provinciale, che potete vedere nell'immagine, non sono mai voluto andare all'inaugurazione, mangiando cannoliccia, frittelle e pastelli. Ora funziona questo, stiamo facendo questo, non so quanto avranno speso, 5-6 milioni di euro. Qualche 3-4 inaugurazione. 5-6 inaugurazione, ora un abbandono. Ma io dico, porca della miseria, ma noi viviamo in un contesto democratico e civile? Pagando le tasse a Vittoria, che è l'unica zona che paghiamo, il 5% del territorio che paga tasse per zona A,
dovremmo avere anche i servizi, sì. Ma non dovremmo avere anche la magistratura che indaga? Come mai tutte queste cose, se sapete, se lei entra, non lo so, quindi penso lei fa che una c'entra. Denuncia vera e propria. Ma è una denuncia vera e propria, ma insomma sono tutti soldi spesi col capitolo dell'agricoltura. E all'agricoltore non ci è arrivato niente, ci è arrivato solo imbrogliarci. Ci hanno imbrogliato, ci hanno calunniato, ma non ci hanno dato niente. Queste sono le denunce da fare. Lei denunciava anche, ad esempio, il fatto che in merito, ad esempio, al ciclone Atos l'anno scorso il premio non è stato fatto proprio per questo senso di vicinanza negli agricoltori, anche lì non avete avuto nessun risarcimento, niente. Le grandinate, quindi niente. Avete investito ma non avuto niente. Niente, un silenzio proprio assordante, sai, fare finta, non voglio dire un silenzio assordante, prima che non si capisce, ci stanno ignorando la cosa che fa... far venire la rabbia perché ci ignorano, proprio non interessa più a nessuno. Noi abbiamo Gaetano Malannino, che non è per farci pubblicità, è tutto lo staff, hanno fatto 5 mesi di sciopero della fame, chiacchiere, eppure sono persone da dirgli grazie e grandi per il metodo come hanno condotto la lotta, perché hanno condotto la lotta non ostacolando come hanno fatto gli altri le strade, ostacolando e facendo danni e creando danni al territorio, facendo somale se stesso, andandosi a chiudere in una serra, hanno montato una serretta facendo lo sciopero della fame e piantonando lì una protesta democratica. Senza ostacolare nessuno, perché Vittoria viene da colpi di cetta, da blocchi di strada, da tafferugli, da sporcare strade. Questo è il modo civile e democratico di fare le battaglie. Però non l'hanno capito né alle buone né alle cattive. La situazione è sempre la stessa. Allora la situazione è sempre la stessa. Che linguaggio si deve parlare? Se lei ricorda, un anno e mezzo fa mi ha intervistato sulla crisi. Sì, e io in tempi precedenti ci ho detto che la crisi non spaventava, era già passata, era arrivata la miseria ed è venuta la miseria, era una rivelazione profetica che gli ho fatto, veramente siamo nella miseria. Ma perché comunque voi avete il polso della situazione sul settore agricolo, insomma siete lì, siete con le mani in pasta, lavorate, sapete se arrivano o non arrivano aiuti da parte del governo? Nel cancello bussano tutti i giorni, figli di mamma. Ma mi può dare un pochettino di lavoro, signor Dio, se mi faccia lavorare ben 8 giorni. Ma come ti faccio lavorare 8 giorni? Quanto costa l'ingaggio, il consulente, non conviene. Oh, ma signor Dio, io devo mangiare. Ma come da me, come in tutti i cancelli. Certo. Gente, come infatti siamo arrivati al punto che mai si vedevano negli ultimi, da 5-6 anni è nato questo fenomeno. Gente la notte che vanno in giro per i cassonetti. Non si sognava nemmeno se avrebbero stati più grandi che i romani. Purtroppo accade, purtroppo sta accadendo in tutta Italia. Questa è ancora la politica. Signor Desti, siamo veramente giunti alla fine di questo programma. Io avevo detto che l'anno scorso, ad esempio, il Grappolo d'Oro e il Golfo d'Oro hanno avuto un momento di pausa, ma è stato motivato proprio per è stato motivato cause, proprio sì. Per questo qui, sì, perché insomma non si può fare festa quando veramente siamo malati. Ora dico ci indistarderemo perché spero che non succeda più un Atos, però anche se le cose non vanno tanto bene approfittiamo per fare il Grappolo d'Oro e in quella serata per dirle chiari in faccia, perché altrimenti non ce n'è, perché noi non possiamo fare una multiresiduale per fare un'analisi, per andare dobbiamo spedire la merce a Prada col corriere. Poi abbiamo laboratori analisi che potremmo analizzare tutti, dei substrati, dei prodotti, delle piante. Ci mancano anche questi, purtroppo. Ma ce l'abbiamo, hanno speso i soldi. Abbiamo la struttura, ma non abbiamo se i tecnici. Se noi facciamo i conti tra università e contratto commerciale, ci sono più di 10 milioni spesi dal capitolo agricoltura. Ma non pensate, a parte fare naturalmente una denuncia pubblica, ma di avviare un'iniziativa che possa scuotere in ma maniera guarda, forte? Ma come dobbiamo fare? Ci dobbiamo andare a occupare, abbandoniamo il lavoro? Cosa dobbiamo fare? Ce lo dico così, se lo capiscono, perché insomma va. Non è che si spende, si taglia il nastro, spendiamo i soldi per i guardiani, ma l'utilità dei contadini dov'è? L'utilità è come se farebbero una scuola e non possono entrare gli alunni. Hanno fatto l'istituto agrario, hanno fatto contratti parciali, il laboratorio, però noi per fare un'analisi dobbiamo andare a Prato, pur essendo il laboratorio immerso in mezzo alle serre.
Signor Dezio, con questa denuncia questo penso che può cadere nella... solo in Sicilia, può cadere a Vittoria. In altre parti penso che non do, se striscia la notizia potrebbe venire, va? Perché vedere i laboratori che ancora sono efficienti, perché sa, quelle macchine dopo 3 anni non servono più, si devono buttare. Quindi c'è anche questo, uno spreco di denaro pubblico. Sono milioni, 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 milioni. Che se quei milioni l'avrebbero dato o l'avrebbero speso veramente in agricoltura e in investimento, l'avrebbero dato agli agricoltori, quantomeno una goccia nel deserto non avrebbe levato sete, ma ci fosse la goccia nel deserto. Ma probabilmente avrebbe fatto. Sì. Avrebbe levato un gusto. Bene, io ringrazio Giuseppe Dezio per essere grazie stato a mio lei, ospite. Grazie a questa emittente. Aver puntato i riflettori sul mondo agricolo e parlato di questo importante premio. Grazie, auguri anche da parte nostra, grazie, grazie ancora, grazie per averci seguito. L'appuntamento è a domani, una buona serata. Grazie.